celebrata a Trapani la festa dei carabinieri. La cerimonia si è svolta ieri sera davanti al comando provinciale di via Orlandini. È stata occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta e ribadire la vicinanza alla gente comune. Da sempre i carabinieri, che hanno alle spalle più di 2 secoli di storia e di tradizione, sono il punto di riferimento grazie anche alle stazioni dislocate in tutto il territorio delle comunità. E sulla vicinanza ai cittadini è stato incentrato il discorso pronunciato dal comandante provinciale colonnello Fabio Bottino. Prosegue tutt'oggi con immutato impegno e anche orgoglio, l'orgoglio di chi vede negli occhi della cittadinanza, della gente che abbiamo occasione di soccorrere, di prestare aiuto e anche di confortare con una semplice parola durante una disgrazia, un incidente, un accadimento qualsiasi. È questa quella che consideriamo la nostra missione, e che resta immutata in 2 secoli, continua ancora adesso con lo stesso spirito che animava i nostri predecessori e direi anche i nostri antenati, avendo noi come carabinieri un'istituzione nata più di 200 anni fa. Poi il comandante ha anche parlato di voglia di riscatto e di rinascita del territorio. Quello che deve cambiare, che auspico, è il sentimento di appartenenza e di orgoglio degli abitanti di questa provincia. Se ne devono riappropriare, perché questo è il momento giusto. Il riferimento era ovviamente alla caduta dell'ultimo latitante di Cosa Nostra, che per anni è stato un automatismo quasi ineludibile, e così facendo si sono nascoste agli occhi di della stessa popolazione, ma anche dell'intera isola, dell'intera comunità nazionale, quanto c'è di buono, di bello, di operoso e soprattutto il potenziale che riveste questa provincia. Infine, una nota dolente: le violenze contro le donne nel Trapanese si verificano con troppa frequenza. Una attività che ha portato risultati, ma lo dico anche con grande rammarico e purtroppo con un dato anche di allarme dovuto ai troppi numerosi codici rossi che avvengono non soltanto su tutto il territorio nazionale, ma in aumento anche in questa provincia. Fenomeni che noi carabinieri dedichiamo grande attenzione con delle nostre unità specializzate proprio in questo settore, perché l'intervento nei casi di codici rosso non è un intervento comune, normale. Dobbiamo operare con discrezione, con sensibilità, con una grande empatia nei riguardi delle vittime. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei militari che si sono distinti in particolari operazioni di servizio.